Nell'introdurre questa tavola rotonda, uno dei moderatori non è proprio per me Massimo, cercherò come dire di impegnarmi. Non è un titolo che non è che mi piaccia molto, ma devo riuscire delle cose anche al di là del titolo, conoscenza del territorio di strumenti per il riuso della rigenerazione urbana. Mi piacerebbe però prima dire due cose, giusto un pochettino, per ho sentito cose che condivido, altre che mi hanno fatto veramente venire un po' il mal di pancia, quindi vediamo di capire dove stanno i miei mal di pancia. Allora, ovviamente anche io voglio iniziare non per piaggeria o per retorica o per amicizia, visto che mi chiedono una foto, conosco da una decina d'anni, e continuare a dire che veramente questo gruppo di Ispra che sta facendo queste cose, fatemi dire, non so se questa parola sono dei patrioti. Guardate, io non uso la parola casa, patrioti. Cioè stanno lavorando a spiegare che il suolo italico, come diceva Luigi Einaudi, che il suolo italico è uno e non torna indietro. Mannaggia, va bene. E anche io l'avevo giusto di precisione, non ne voglio dire prima, però per dire, ecco, questa è la strategia sentivo anche per sentire gli istruzioni che il suolo è una risorsa fondamentale. No, è una risorsa non rinnovabile. È diverso dal settore mentale, se mi posso permettere un appuntino dei soliti miei professori, però questo è le piccole differenze, noi vediamo poi le cose se vanno dritte o se vanno storte, va bene? Per proposito di dritte e di storte, un piccolo aneddoto, visto che la filosofia oppure la poesia non servono a nulla, secondo me non è vero, ovviamente, però voglio dire, Platone raccontando insomma come bisogna governare, diceva, facevo questa metafora, usavo questa figura dei due cavalli, faccio un cavallo, perché i due cavalli tirano un baracco, e se il solco viene dritto, la segna è buona, diceva, no? E allora, il solco come viene dritto? È dritto se i due cavalli vanno perfettamente insieme, giusto? Se uno va un po' più veloce dell'altro, la segna, la scorta, quindi no, non lo vedo. Però che sono i nostri due cavalli? Beh, uno è tutta questa retorica che continuo a sentire, no? Dell'organizzazione, riorganizziamoci, rivediamo, facciamo finanziamenti, incentivi, cose, tutti i ruoli di incentivi, adesso che ho recuperato, ho fatto tanti anni, ho fatto degli incentivi e delle fiscali, ma paghiamo e vediamo. Però non è questo solamente questo il cavallo, perché se no chi sono con gli storti. Ma l'altro cavallo di cui sento poco parlare, è il cavallo che, come diceva, come viene il nostro Platone, è quello dei grandi argomenti, delle motivazioni, di cosa sono le cose. Allora io credo che, anche se facessimo un grande programma, grandi leggi, ma alla fine non chiariamo di solito delle questioni non negoziabili. Il suolo è una risorsa non rinnovabile. Lo stiamo spiegando ai sindaci, magari da chiedere ad ANCI, si sta preoccupando di fare un accordo con ANCE, senza preoccuparsi però magari di capire prima e di far capire ai sindaci che cosa è il suolo, che i dati producono sul suolo, come argomento culturale, perché se no tutte le migliori politiche che noi possiamo fare, vuol dire affonderanno, perché se non hanno un sostrato di motivazione forte, di conoscenza forte, non tanto e non solo del territorio, ma degli argomenti che producono la proiezione del futuro. Questo ci interessa. Allora, questo secondo cavallo ancora oggi, avete pazienza, quindi non si può trovare un po' troppo poco, un po' troppo poco. E lì dobbiamo lavorare lì, e lì credo che sia, prima abbiamo parlato un po' per le parole, mi fa piacere che si ricordasse anche alcuni lavori che stiamo facendo sulle parole. Però guardate che questo, dentro le nostre leggi, soprattutto nelle ultime, mi fa piacere che lo avrebbero in Calimani l'abbia ricordato, ci sono ormai delle parole che a vederle sono bellissime, bellissime. Ma sono delle fake, diciamo così, sono delle grandi fregature, non le riconosciamo neanche più. Secondo me siamo entrati ormai già nel momento 2.0 del consumo di suolo. Il primo era facile, vediamo subito il nemico dall'orizzonte, vediamo subito il problema. Adesso si nasconde dietro definizioni delle leggi molto sofisticate, dietro parole che ancora non conosciamo, le perequazioni si stanno suonando in modo ancora sempre più complicato. Va bene, ma assolutamente non cambia, sarà la prima cosa che chiedo un cambiamento, visto che sono due regioni che hanno una norma sul consumo di suolo, paradossalmente così c'è nei dibattiti sul consumo di suolo un conto, vogliamo dire sul consumo di suolo per un attimo, e poi per
dal fuoco di Kissan sono delle illusioni impossibili. Paradosso. Cosa succede? Come è possibile che le due regioni che hanno due norme contro il consumo di suolo sono le due regioni che consumano di più? Allora cosa non funziona? Dobbiamo registrare questa cosa. Torno ai ringraziamenti, perché da un lato, come dicevo prima, Ispra partigiani, dall'altro sforzo che secondo me va applaudito di Ispra è la scelta della location. Non mi interessa che sia bella, è bella, perché le nostre istituzioni sono belle e sono loro che difendono il suolo, devono difendere. Forse Ispra voleva spiegarci questa cosa, venendo a fare qua la presentazione del rapporto sul suolo, mi dicendo la politica che ma ancora troppo poco presenti in questi banchi, signori, noi dobbiamo presentare un rapporto sulle risorse importanti di questo paese. Veniamo qua, dove voi dovete decidere cosa fare, e non qui a raccontare. Questo è importante, quindi vorrei che voi registrasse questo altro sport che non è facile, venire qua a raccontare questa cosa. Va bene? Mi spiace tutto sommato che stamattina di aver sentito un piccolo dibattito politico più sui logistici che erano tutte presentate prima di dopo, che però avevo detto questa cosa che non sul tema, sull'altro cavallo, non è frega niente del cavallo dei logistici, mi interessa l'altro cavallo. Mi piacerebbe andare che mi andava a fare un'idea di chissà cosa spende il suolo, che emergenza è un'emergenza, cosa spende? Perché l'altro cavallo è fermo, zoppato, va bene, e questo per me è un grossissimo problema. Come ripeto, mi piacerebbe essere in Sanno Bianchi, di cui ho capito poco, io scusatemi, sono professore urbanistico, qui poco dall'intervento del sindaco, se non delle grandi retoriche, che però non si traducono in fatti. E sono molto preoccupato di intese da Anci, ripeto, senza che prima Anci non si metta a studiare cosa sta succedendo sui territori. Non c'è un progetto di ricerca di Anci che vuole capire esattamente cosa va a fare con i dipendenti, ma mi chiedo, come è possibile che si decida senza più l'ausilio delle conoscenze? Vabbè, se ognuno non conosce se stesso, ognuno è eccellente a se stesso, che è sicuro, ma ognuno è eccellente a se stesso, è evidente, no? L'ultima cosa, poi cedo la parola assolutamente, è che vorrei che ultimamente sto provando a dire anche questa cosa. E che se la pensiamo qua, dopo quanti anni, che non parla per solo, no, 6 anni, molti di noi 20 anni che studiamo questa cosa. Dopo 6 anni siamo qua, dobbiamo anche dirci una cosa che non faccio di male, ma per, come dire, per capire, perché i bimbi non si rialzano, si spaccano le ginocchia e poi capiscono di quello che sta lì, non capiscono. Però credo che noi siamo qui perché abbiamo le spalle un fallimento. Questo siamo dirci, un fallimento. E noi siamo parte complici di questo fallimento. Io, in classe degli urbanisti universitari, sono parte di questo fallimento. Bisogna dirci. Abbiamo detto poco, siamo accorti poco, siamo stati complici. E forse molti politici, anche senza forse, molti sindaci. Non che adesso quando vediamo in mano a questi sindaci la cortesia di farci una legge, ma quando si vede questa cosa? Se prima non elaborano il dubbio di un fallimento, hanno sbagliato. Abbiamo sbagliato. Anche i dirigenti delle regioni, anche i dirigenti dei comuni. Probabilmente qualcosa, però qui c'è bisogno che a un certo punto un paese di fronte alla tragedia dei beni comuni abbia il coraggio di dire che abbiamo sbagliato. Che riconosca la questione del loro, perché se non lo riconosciamo, non riusciamo, secondo me, mannaggia, a correggere. Vedete anche prima, come dire, la flessa, il bilancio zero, una fede di bilancio zero. Leggete un po' di cose, è sbagliato. Il bilancio oggi lo so, cioè, purtroppo sto leggendo il primo della regione Lombardia, è sbagliato. È scientificamente un errore, mai detto. C'è il del vento, è scientificamente un errore, mai detto. Non spiegheremo mai. Quindi io credo che bisogna avere il coraggio di mettersi davanti alle cose e dire ci sono degli errori. Va bene. Come chiedo anche dopo aver avuto Romano, ho visto quella foto di Amatrice, l'ho vista stamattina. È pazzesco. Cioè, c'è il sisma e il post-sisma è un altro sisma di consumo di suolo. Ma allora io non stiamo avendo più di niente. Però vorrei capire qui che arriva una professore Lapoli, che arriva una ragione con il flagellato dei terremoti, se magari su questo riesce a dirci qualcosa. Allora, io veramente basta. Non so se vuole partire prima la regione Lombardia o prima la regione Veneto. Uguale, no, non si può, dai.
ma abbiamo più noi perché non partire sempre prima. No, è successo delle cose, io devo dire una cosa assolutamente positiva, ha un sistema di conoscenza del territorio, il TUSAF, il famoso TUSAF, se posso dire, è di grandissimo esempio per tutti, per la verità. Se noi siamo riusciti, no, sulla conoscenza, sugli strumenti di conoscenza della scelta sui suoi, per la verità, la carta, il lavoro fatto da TUSAF, credo che sia primo, io lo conosco, ma è quello che c'è in cima e non c'è cosa mi ricorda di questo, però questo poi dice, nonostante questo, allora innanzitutto ringrazio anch'io per l'invito, perché per noi è fondamentale questo rapporto che è stato presentato, anch'io con Pierre in una cosa mi sono portato più volte e per la prima volta è più per lì ha la possibilità anche di parlare. Difficile, no? Dirlo. Però vale la pena andare da un lato alcuni appunti, dall'altro dire qual è lo stato di fatto per conoscere il punto scalo, per conoscere cosa abbiamo fatto, perché molte delle cose che sono state dette oggi sono state già fatte da parte nostra. E poi possono essere certamente migliorate. Allora ho detto siamo stati primi, nel 2014 abbiamo formulato una legge. Quest'anno probabilmente andremo ad approvare il piano territoriale regionale che apre quella legge, perché la legge da sola non è sufficiente per riuscire ad arrivare alla motivazione o all'intento, all'obiettivo di ridurre il nostro sforzo. Però una cosa importante anche qui da dire, la nostra legge parte dallo stato di fatto e di diritto dei suoi, perché è una legge urbanistica evidentemente. E quindi da lì noi siamo partiti per cercare di arrivare attraverso un percorso lungo, che è sicuro lunghissimo, perché se siamo partiti nel 2014, siamo oggi nel 2018 ad avere elaborato il piano e speriamo di avere la prossima amministrazione in consiglio prima della sua approvazione, quindi approvato ufficialmente. Per arrivare lì di passaggi assolutamente importanti perché la prima parte è la conoscenza e la conoscenza in urbanistica aggiungo ma non è inclusa, inclusa per una forte interpretazione del suolo e utile assolutamente, è uno degli elementi che sono stati necessari, ma è stato necessario e importante per noi conoscere quello che è il contenuto dei piani di governo del territorio. 1516 comuni in Lombardia e noi conosciamo di 1516 tutte le previsioni urbanistiche previste. Questo è il punto di partenza. Se non c'è la conoscenza non si può fare nessuna previsione di sviluppo. Il nostro piano territoriale è basato sul fatto che questa è la potenzialità di territorio, ma deve essere incrociata anche dalla potenziale domanda. E c'è una domanda potenziale in aumento nella regione Lombardia, determinata da Eurovistas e anche altri elementi che stiamo analizzando. Quindi siamo partiti da elementi concettivi, quanto è in questo momento di previsione dai piani di strumenti politici e quanto potrebbe essere la necessità di domanda. Quindi questo è il punto di partenza, sulla base del quale noi abbiamo definito una cosa importante. Una sorta di riduzione, cioè abbiamo detto che dal 2014 in avanti non si può più aumentare un metro quadro in più di quello che è già previsto e questo è importante, i dati comunicati oggi lo dimostrano, no? La regione Lombardia si dimostra che nelle percentuali ha diminuito il trend di occupazione, ma aggiungo che i dati, l'ho già detto più di una volta anche un po', devono essere dati in tutta la loro interezza. Se guardiamo nel rapporto, ci accorgiamo che la regione Lombardia si è contestualizzata al numero degli abitanti, perché è ovvio che quando c'è consumo di suolo c'è, perché ci sono gli abitanti, altrimenti non ci sarebbe consumo di suolo. E allora se vediamo la graduatoria, dove eravamo prima al primo posto del consumo di suolo, contestualizzato con il numero degli abitanti, siamo al 16° posto. Che la prima regione è la Valle d'Aosta. Allora bisogna guardare bene questi dati, non conoscerli.
però aggiungo, sono dati importanti, informazioni per tutti necessarie, perché quelli sono i dati dell'utilizzo del suolo che non possono essere purtroppo utilizzati dal punto di vista urbanistico. Ma aggiungiamo anche altri due elementi importanti, che è stato detto oggi, le definizioni, quello sale, cioè abbiamo impiegato mesi e mesi per definire in concerto con tutti i stakeholder che cosa è consumo di suolo in Lombardia. Perché in Lombardia? Perché da decenni le regioni stanno pianificando il proprio territorio ed è molto difficile, lo abbiamo visto anche nei dibattiti parlamentari, riuscire ad arrivare a una unitarietà di determinazione del consumo di suolo allo stesso modo in tutte le regioni d'Italia. Proprio ieri ci siamo confrontati con l'India, con il Veneto, con il Piemonte, ci siamo resi conto, ma l'avevamo anche già detto nelle audizioni al Senato, che non era possibile pensare oggi, a distanza di decenni, di vedere una modalità unica di determinazione e di definizione del consumo di suolo, per le ragioni della storia che c'è stata fino ad oggi. E quindi questo è il mio punto di partenza. E bisogna essere anche chiari da questo punto di vista, per noi è fondamentale questo piano territoriale perché determina come la Regione Lombardia, concertata con tutti gli stakeholder, anche eccetera, si debba misurare il consumo del suolo. Quindi abbiamo a quel punto una modalità unica per dire quanto è il consumo del suolo. Ho detto che ci sarà una riduzione, è prevista dal piano, e la riduzione dipende da quello che è la domanda di offerta. Aggiungo, abbiamo introdotto nel piano anche quelle che sono le aree di degenerazione, perché al di là dei varie considerazioni che sono state fatte oggi da un lato consumo di suolo e dall'altro di degenerazione, bisogna anche considerare che ci sono aree di degenerazione a volte a cavallo di più comuni, pensiamo solo alla Valassina, il luogo dove ci sono tutti i mobilieri della Pianza, sono tutti appiccicati da un lato, ma riguardano comuni diversi. Quelle sono aree dove bisogna studiare delle nuove interventi di rigenerazione. E poi ancora, addirittura mi pare che la vice ministro parlava di bilancio ecologico, è introdotto dalla nostra legge la possibilità di applicare il bilancio ecologico. E infine, non per ultimo, il monitoraggio. Allora, noi abbiamo stabilito che viene misurato tutto. Tutto quello che occupa suolo viene misurato. Dopo, al di là di quella misurazione, chiaramente una perimetrata non può incidere sul singolo comune, però la misura della percentuale di riduzione deve essere complessiva e deve essere una media che rientra all'interno di una valle. Quindi misuriamo tutto e oltre a misurare tutto, dal prossimo anno andremo anche a misurare quanto è stato effettivamente già realizzato rispetto a quello che è progettato nelle attività della regione. Questo è in pillole quello che ha fatto il giorno di ieri, nel rapporto peraltro, ho visto che c'era un altro documento nostro, quindi vi rimando ai contenuti del piano, che sono lì ben sintetizzati. Volevo però aggiungere due cose. Uno, sullo studio di Ispra, che come detto per noi è importante ma va contestualizzato, onde evitare che poi siano degli slogan che non rispettano effettivamente quello che sono i nostri contenuti. Dall'altro è importante, nel nostro parere, che venga arricchito con quelle che sono informazioni di impatto sul clima, cioè a dire se c'è una concentrazione di occupazione di suolo, vedere in quei luoghi quale impatto sull'area, qual è l'impatto su altri fattori che determinano una diminuzione della qualità della vita ed è in quei luoghi che si deve intervenire per migliorare la qualità. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa importante, se ne parlava anche stamattina, cercare di evitare la deframmentazione. Questo è un altro aspetto importante, che lo studio ISPRA che ha questa lettura del territorio satellitare ci può permettere di ci può aiutare su questo. E finisco per dire due cose. Uno,
La rigenerazione secondo me non deve essere disgiunta dal nuovo consumo di suolo, a volte si possono anche contemplare, compenetrare i due elementi, nel senso che si può anche pensare di andare a occupare un nuovo suolo, magari quando questo non è di qualità, ma legarlo anche alla rigenerazione di quelli che sono le aree che sono dismesse. Noi abbiamo fatto un'operazione a Pensa, abbiamo demolito oltre 200 edifici e abbiamo dimostrato alcune cose importanti, poco conosciute. Uno, demolire costa poco, 20 euro al metro cubo. Di queste demolizioni abbiamo recuperato il 98% del materiale, materie prime seconde che possono essere riutilizzate. Abbiamo sempre la Pensa fatto una sperimentazione con questi materiali, riutilizzati, quindi sono militari tecnici che con delle altre tecnologie attraverso temi specializzate in accordo con la CNR hanno dimostrato che potevano essere utilizzati per andare a intonacare gli edifici con un miglioramento energetico degli edifici. Immaginiamo le cifre storiche di questi materiali. Ecco, quindi siamo andati avanti, non ci siamo fermati a quello, continuiamo a sperimentare, certamente non abbiamo finito, non abbiamo completato. Il lavoro però è molto lungo e difficile, lo posso garantire. Grazie. Sì, si conferma il mio quadro, cioè a fianco di alcune cose molto interessanti, quest'ultima assolutamente molto interessante, recuperare il demolito per immaginare di impiegarlo in processi di recupero, verso altre su cui io come dire, non sono d'accordo. Conosco le cose, il bilancio ecologico del suolo è meno, no? Ma l'ombarda fa sì che quello che è bilanciato non è automaticamente il consumo di suolo, secondo me, perché disattende la stessa definizione di consumo di suolo, quindi è un primo, non è molto ricco, diciamo così. E oltre al fatto che non posso pensare che una regione semplicemente che abbia tante abitanti automaticamente virtuosa, beh, è facile, nel momento che abbiamo tante abitanti, qualsiasi consumo di suolo diventa una regionina, non è consumo di suolo. Allora, attenzione su questo. Infatti, nel rapporto, c'è una percezione che parla di consumi marginali di suolo, sono anche stati vedere, se io andassi a vedere cosa succede in Lombardia, scoprirei che è la prima regione di consumo marginale di suolo, ovvero la più efficiente di usare risorse, ovvero consuma tanto per pochissime persone nuove. Va bene? Quindi, vuol dire, questo è un indicatore utilizzato su tutta la piazza europea, vediamoci, consumo marginale di suolo. Qui, come vedete, le cose poi, se le vediamo in un altro modo, ci portano a un risultato. Quindi, credo che se qualche cosa di virtuoso sta facendo, come l'ultima cosa che sento e la provo, altre credo che bisogna farle immaginando a mio modo di vedere, per carità, magari la tecnologia osserviamo, come dire, un cambio di passo, come è stato detto. O si cambia passo, o bisogna prendersi la responsabilità di quello che si fa, onestamente. Bene, se i risultati poi non verranno, ce lo vedremo, purtroppo. Bene, grazie. Tra l'altro, su bene, mi piacerebbe che ci dicesse anche qualcosa per il famoso articolo della vostra legge del transito, quello che poi dire di tutto. Sì, grazie. Allora, buonasera. Io volevo ringraziare Ispra, soprattutto Michele Mattò, per questo ottimo accordo annuale, un rapporto che viene fatto, che per noi delle regioni è sempre un punto di riferimento per poter poi andare ad amministrare la nostra parte del territorio del regionale. Stamattina sono state generate moltissime idee, moltissimi ragionamenti. Siamo tutti convinti, siamo tutti d'accordo su quello che si è detto. Infatti salvo qualche eccezione, perché se qualche massimo può mettere, però vista l'ora, dobbiamo dire, benissimo tutto quello che è stato detto, concordiamo tutti il suolo uguale a zero. Come si fa per il suolo uguale a zero? Il consumo di suolo uguale a zero. Allora, io mi difendo dicendo, visto che stamattina abbiamo già parlato di aspetti di consumo di suolo, contrariamente a quello che ho detto Paolo Dire, a me va benissimo invece il titolo La conoscenza del territorio e gli strumenti per l'uso della gestione urbana. Mi va comodissimo. Quindi descriverò un po' quello che è stato la genesi della legge regionale 14-2017, mi fa conto che abbia parlato di una questione di riciclo nell'altra regione, perché così si capisce anche quello che si dice da una parte della Pratica, ma quello che si fa da un'altra parte della Vincenza. Quando si fa il lavoro,
dico subito questo, che stamani è stato detto già una cosa assolutamente non condivisibile, quando è stato detto come fare la giornata del tenere deve essere ancora lì che consuma secondo quando c'è una legge regionale di consumo di suolo. I dati li stavano mostrando di chiedere una foto, è stato fatto un momento fuori, no, in campo. I dati di chiedere una foto sono del 2017. La legge regionale di consumo di suolo è seguito nel 2017, allora applicazione del 24 giugno 2017, sono stati fatti tutti gli applicativi, spiegatemi come poteva essere già prodotto il consumo di suolo. Mi sembra fatto meno un'affermazione spinta. Perché mi riferivo sugli strumenti? Mi riferivo sugli strumenti, sui dati, sulla formazione territoriale. La mia provenienza, tra l'altro, è sistemista. Io ho conosciuto proprio in quella sede di chiedere una forma, lo gestivamo con grossa fatica, l'applicazione del codice di amministrazione digitale, che ci dà tante griglie, tante strategie, tanti percorsi da fare, soprattutto cercando di essere obiettivi e non farsi prendere dal fumo dell'idea, perché altrimenti anche io dico consumo il suolo per la terra. D'accordo, prendo l'applauso e vado via. Come si fa per il consumo il suolo per la terra? Strumenti, norme, leggi. Dato che abbiamo fatto la legge non è mia, ovviamente. Si capisce subito che è stato un compromesso fortissimo tra tantissime anni che intervengono sul territorio. C'è l'ANCI che voleva una determinata laurea quadrata, c'era l'ANCI che voleva tonda, c'era un'associazione che voleva con bianca, c'erano ovviamente tanti aspetti, tante attese. Però tutto questo ragionamento è accumulato attraverso questa legge 14, che ha le sue falle, non quella che è stata chiamata stamane falle nostra, ha i suoi problemi. I suoi problemi, che come ha detto giustamente Federici, saranno assolutamente valutati, pesati e attraverso il monitoraggio. Il monitoraggio è una cosa importantissima per chi fa sistemi, una volta lo sa. Il monitoraggio è una cosa importantissima perché permette di correggere i percorsi, permette di poter andare avanti. Torno a quello che ho detto. Cosa vuol dire consumo? Ci hanno detto che c'è una legge urbanistica per il territorio. Questa è la legge. Adesso procede. Adesso applicala. Avevamo un foglio bianco davanti a noi, zero. Però ci siamo inseguiti a tutti e abbiamo cominciato a ragionare con i dati. Innanzitutto, il primo dato è il tempo: 32 anni di tempo, perché la legge dell'Unione Europea prevede il consumo di suolo uguale a zero nel 2050, non da oggi. Allora, la legge aveva la famosa norma transitoria che ha detto che lo quindi una serie di attività che possono, sono derogate e possono andare avanti. Aveva alcune, in un senso, altre forme, non le commento, quella delle opere pubbliche infrastrutturali è una norma che avrebbe senso, ma innanzitutto la legge definisce, qua sicuramente mi farò dire che il consumo di suolo è un bilancio, è stato detto esame che il bilancio tra il suolo consumato e quello rinaturalizzato. Questo deve essere rimesso in discussione. La parola più difficile di tutta la legge è la rinaturalizzazione, perché ha dei costi enormi. Fermiamoci, parliamone, ragioniamo, proiettiamo alcuni dati, vediamo i costi, perché la rinaturalizzare il territorio non vuol dire demolire. Perché demolire, come stato detto in uno degli ennesimi due convegni che ho fatto, tantissimi convegni che ho fatto sul territorio, sa l'effetto terremoto. Demolire, lasciare quindi le fondazioni è un effetto terremoto, rimane il territorio sigillato, l'acqua non va giù in falda perché avrete anche gli aspetti di sicurezza dell'acqua della legge. Ed è l'effetto terremoto, bisogna rinaturalizzare, costa tantissimo rinaturalizzare. Infatti, attenziamoci, ragioniamo anche su questo aspetto, bisogna più un imprenditore che si possa rinforzare, togliere tutti quei metri, quei centimetri di fondazione affinché l'acqua possa andare in falda. Quindi anche questo è un elemento importantissimo. Perché è grave il suono del consumo di suolo? Attenzione alla semantica del linguaggio. Se la legge del consumo di suolo prevede l'aspetto idraulico che l'acqua deve andare in falda, la cava l'acqua viene in falda. Quindi se vogliamo dire che la cava consuma suolo, non è giusto, la cava consuma l'uso del suolo. Una cosa è il suolo e una cosa è l'uso del suolo, bisogna avere dei distinguo. E anche qui manca questa transita. Altri aspetti sono stati in fine del compromesso. Facendo un po' chiarezza su questi aspetti, vediamo che in Alemania non abbiamo un ministro e si fa un ragionamento e poi ci sono i sindaci. Come andiamo qui, no? Non certamente non venivo da me, ma andavo dal sistema politico, io prendevo a disposizione nelle norme delle leggi, dovevo applicare la legge, andavamo avanti. Cosa cominciamo a fare? Diciamo che da domani non si costruisce più, no?
perché i suoi che sono stati già programmati da un titolo dal punto di vista strutturalistico hanno dei titoli, hanno dei diritti, abbiamo bloccato i diritti, bloccare i diritti, come ha detto Federici prima, però ci proprio vuole rivedere di suolo, quello che c'è ormai non ci bastava assolutamente, mi viene fortissimamente in aiuto quello che ha fatto Ispra. Ispra ci ha fatto la laboratoria, ci ha messo in classifica, la si vuole considerare anche giustamente qui ci sono le sue analisi dal punto di vista pro capite, quanto è attesa, però alla fine la macchia nostra ce l'abbiamo, siamo secondo in classifica, non è un fatto, ma è fida nel territorio, nell'economia, non so per fare il filosofo, perché siamo secondi, sono lì per cercare di bloccare il consumo di suolo di quello che si farà, non di quello che è programmato. Però la legge ha detto, qua c'è un po' da parte di questa tavola d'onda, strumenti della pianificazione, strumenti per il controllo, c'è un più forte aiuto, una forte assistenza del sistema informativo territoriale, un enorme patrimonio di dati che noi abbiamo, riprese tecniche, riprese tematiche, riprese di vita, come fa esattamente Michele Pinafoma, lo scrive di Michele, tutta questa scienza, abbiamo cominciato a dire ai comuni, diteci, quanto consumo di suolo avete programmato per l'attività edilizia predita produttiva? Abbiamo mandato loro una scheda. Francamente la risposta è stata sorprendente, 99%, solo 4 comuni non hanno risposto, 500. Quindi un altissimo senso di responsabilità da parte dei locali, una grossissima abilità di tipo consiglio da parte nostra. Abbiamo visto che il territorio del Veneto aveva la possibilità di consumare, ha ancora la possibilità di consumare, 21.300 ettari. Da qui a domani, noi abbiamo detto da qui al 2050. Io attivo per costruire ancora da quel 2050, non bastava, era poco, era soltanto il numero che sono stati il 1,5% che sarebbe sommato. Se voi leggete la nostra delibera, è più grave la nostra delibera di quello che dice una FO ci assessava un 12,7%, non i nostri dati che sono ancora più capillari, che hanno dato a cercare molto più preciso, la tecnica più precisa, la ripresa era 14%, quindi non è ancora più grave davanti. Noi abbiamo sempre un'onestà intellettuale, voleva che guardassimo i dati, cambiava questo. 14% che ci sembra da 15% nel 2050 non ci andava bene dal punto di vista politico, dal punto di vista tecnico, abbiamo cominciato a ragionare, ma il loro perfetto, abbiamo cominciato a guardare il rapporto Ispra. È l'elemento fondamentale. Io ho presentato quel lavoro fatto da noi, ripeto, tantissimi convegni. Ci hanno potuto criticare sulla percentuale come dirò dopo, ma mai sul metodo, che poi a quello che un ministro va potendo. Abbiamo valutato la velocità del consumo di suolo, un elemento fondamentale, dato l'incontrollabile e il dato oggettivo. Abbiamo preso 5-6 periodi di riferimento, abbiamo visto che la velocità del consumo di suolo in base alle riprese passava da 1600 ettari l'anno, una velocità stratosferica enorme, grossissima, nel periodo degli anni 90 non aveva c'era nulla, forse poteva costruire, è crollata a 490 ettari l'anno nell'ultimo periodo. Quindi abbiamo spostato attraverso il sistema degli algoritmi, abbiamo fatto delle nostre ragioni, consumando molto suolo, con questa velocità, utilizzando questa velocità, abbiamo abbattuto la dotazione di 21.300 ettari, abbiamo avuto del 36%. Dice, io ho visto che sono una riserva, perché è sempre titolo quello, ma sono una riserva, tu non costruisci ancora per 12.000 ettari, per 12.000 ettari. Non ci bastava neanche questo ragionamento, avevamo dovuto fare un'altra, siccome c'erano anche delle schede che erano, siccome schede pazze, erano schizzate, come schede, avevamo fatto un altro ragionamento con la SAU, che sarebbe la superficie agricola occupante utilizzabile. Fatto dei ragionamenti con la SAU di comuni, abbiamo visto che abbiamo battuto la percentuale di incontenimento di consumo di suolo che avrebbe avuto titolo, abbiamo portato al 40%, l'abbiamo assestato al 40%. Questo 40% ci avrebbe consentito, ci consente, uso il termine il presente, ci consente di avere una riduzione annua dello 0,17% rispetto allo 0,22% medio italiano, e così finalmente recuperiamo la posizione classifica. Non era questo lo scopo, ma era comunque un riferimento. Ispra è sempre un riferimento. Ispra è sempre stato, sulla nostra proposta, il nostro riferimento.
quindi attraverso il consumo di suolo, da tutti si conosce il consumo di suolo, dato oggettivo, attraverso un elemento di paragone, attraverso le sale, superficie un'agricola utilizzabile fatta dai comuni, abbiamo valutato e il 40% di abbattimento e 8.000 ettari di 21.000 sono di congelati, forse non ho capito. Mi spiace questo moltissimo, pensavo fossero tanti parlatori numeri, ma poi io rispondo più. Comunque, abbiamo fatto queste definizioni, importante da che cosa per me? Far capire che c'era un abbattimento del suolo di titolo che sarà assolutamente, che deve essere rispettato attraverso misure di monitoraggio potremmo anche modificarlo. A questo non devono essere dimenticati alcuni aspetti. Prima è stato parlato, è stato detto anche da Pizzafuoco che mi sta facendo della riconversione di alcuni territori antichi, da cui siamo arrivati a Tiverdi, quindi sono dei territori che hanno potenzialità di costruire, che vengono messi nel verde, e quindi anche questi abbiamo fatto dei correttivi per non si comune, abbiamo istituito questo progetto solo sui comuni. Cosa rimane la parte più importante? Questa è la parte numerica, la parte applicativa della legge. Cosa è mai importante? La seconda parte della legge che parla di rigenerazione urbana, di riqualificazione urbana e riuso temporaneo. Sono tre aspetti molto importanti che adesso devono trovare i dati di indirizzo, noi qua cercheremo di recuperare anche il territorio, soprattutto cercando la densificazione delle città, cioè cercando la densificazione dei campi di urbanizzare i consolidati e non più ovviamente evitando tutte le costruzioni che sono sul territorio naturale. Grazie Gennaro, ancora un po'. Lascio al prossimo tavolo questa riflessione di cui faceva prima sull'impermeabilizzazione, perché nella definizione di consumo di suolo il vento riduce tutta l'impermeabilizzazione, pertanto i servizi ecosistemici, cioè ciò che fa il suolo, non sono della permeabilità, quindi la cava non è consumo di suolo solo perché non è impermeabile, anche no, secondo me. Quindi molto interessante come nella definizione, diciamo, abbiamo che rimane poi se andate in Italia e fai cucci brighi, te ma poi giochiamo i nostri amici del tavolo ecosistemico. E altra cosa da dire, citando l'Emilia Romagna sul 3%, ma non abbiamo tempo. Lascio la parola quindi a questo punto a Benedetto Romano, che mi ha detto nome, sono veramente infrantito. Ti ho già provocato sulla questione dei terremoti, lui sarà velocissimo. Grazie. La questione che il buon Paolo tutto sommato si affronta abbastanza rapidamente, poi io sono molto orientato nelle cose che devo dire, ho fatto la nostra sessione del giornale, quindi moltissimo, quasi tutto è già stato detto. Così come è stato detto, subito dopo il 15 da Marzica, quello incredibilmente trasfoglio, che i danni veri di questi eventi non sono tanto quelli causati dal terremoto quanto quelli che vengono dopo. Ora, senza indugiare troppo cinicamente su questa dichiarazione, però un fondo di verità ce l'ha. Dopo le catastrofi naturali cadono abbastanza regolarmente tutti i presidi ordinari. Quindi c'è il momento umanitario, dove bisogna ovviamente pensare ai problemi primari delle comunità coinvolte, ma tutto questo fanno poi seguito tutta un'altra serie di episodi, di iniziative da parte delle amministrazioni che, come dicevo, per certi versi corrispondono a una sorta di tavoli di tutti. E sotto il profilo delle conseguenze sull'insediamento, credo che questa metafora funzioni abbastanza bene. Nel caso dell'area centrale è accaduto in modo molto ben mostrabile e misurabile, e ovviamente di questo momento di grande entusiasmante libertà
di poter fare una serie di cose che erano vedete prima, sapremo normali, e ne approfittano tutti. Ne approfittano tutti quelli che hanno esigenze reali e che qui ci siamo e che ha fatto per loro. Ne approfittano anche, forse soprattutto di più, tutti quelli che queste esigenze reali non ce le hanno e ai quali non mi pare meno che finalmente possono trovare una condizione che aspettavano tanto tempo, ma così una sorta di crisi d'assistenza, che finalmente si realizza. E questo comporta una, come dicevo, delle conseguenze, soprattutto concentriamoci sul suolo, delle conseguenze di trasformazione del tutto inedite per quei territori fino a qualche momento prima. E, si tratta di esiti che mettono in campo dei risultati che poi sono successivamente molto difficilmente affrontabili. Successivamente però che vuol dire? Non è che tutto questo si esaurisce nell'arco di due settimane, tre settimane, un mese, no. Oggi in Italia centrale, l'area della Milano, quanti grandi sono passati, lo ricordate? L'anno prossimo festeggeremo, mettiamo così, il decennale. 11 anni, è ancora tutto così. Non è ancora tutto così, nel senso che non è accaduto nulla, perché i centri storici sono in gran parte ristrutturati, sono delle cose importanti, c'è una tantissima attività, però la fisionomia del territorio reale è stata drasticamente sconvolta appunto da questi effetti parassiti che io vi ho detto la prima e che hanno indotto sul territorio, come dicevo, dei risultati che saranno ben difficilmente affrontabili, probabilmente irreversibili anche perché, e qui mi sposto un momento sul versante dei modelli, occupandomi io come dei miei colleghi presenti in sala sana di scienza del territorio, quindi i modelli sono delle mie pietanze quotidiane. I 5.200 ettari di cui l'Istra stamane ci ha reso vedotti come aumento del consumo di suolo nel 2016-2017, che di per sé sono molto di meno, traducendosi in circa 15 ettari al giorno, come velocità media, degli 80 errori ettari al giorno che l'Italia ha registrato per mezzo secolo dopo il governo. Però corrispondono comunque, se considerati modellisticamente appunto in una dimensione compatta, a una piccola, tra virgolette, città di 7 km per 7 km. E se fossero realmente compatti, quindi contenuti 7 km per 7 km, forse andrebbe ancora bene. In realtà non sono distribuiti così. Vi è stato fatto vedere stamattina che hanno delle distribuzioni e configurazioni geografiche molto differenziate e soprattutto, e questo chiunque si occupa dell'argomento lo sa già, vedere i dati di ultima lavorazione che richiedono un tutto nuovo da tanto tempo, ma mi interessava praticamente le aree agricole. Il fatto che vengono trasformate aree agricole, cioè per tutta Europa, si arriva fino a percentuali dell'ordine dell'85-90%, l'Italia, per essere uno di quelli che testimonia meglio, certifica meglio questo tipo di modo di trasformare suolo. Questo ci permette di introdurci anche su un tema rilevante che ci fa capire che non è solo importante quanto suolo trasformi, ma pure come lo trasformi. Perché in particolare nel nostro paese la trasformazione è quasi sempre polverizzata. Quella che con la mia unità di ricerca, la quale a questa parte abbiamo definito spreading, come modello alternativo a quello assodato ormai internazionalmente da qualche decennio, uno sprawl. E lo spreading è molto più complesso da risolvere, molto più complesso da invertire. Tra l'altro si porta dietro anche una geografia infrastrutturale, quindi incremento infrastrutturale, che comporta esiti negativi, che sono molteplici, sia dello sprawl e dello spreading, che possono non avere molti di meno, e molto più difficilmente affrontabili che nello sprawl. Quindi, a fronte di ciò, il quadro che ci si presenta in sede di
possibile risoluzione è molto più complicato. Ora, quanto sia complicato questo quadro, io ci impiego neanche un secondo per provare a rappresentarlo. Ci abbiamo usato tutta la mattinata e gran parte del pomeriggio fino adesso, quindi credo che tutti avete conto e spero che non aspetti quanto è complicato anche solo provare ad intervenire, a invertire, moderare, mitigare, recuperare un po' questo tipo di condizioni che dopo molti anni, con una sarcastica ovviamente, con una attenzione, cioè così ci siamo procurati. Ora questa situazione non la invertiamo, sarà complicatissimo riportarla indietro. Ammettiamo per un momento che bilancio zero di consumo sia una procedura auspicabile. Sarà pure auspicabile, ma al di là della fascinazione del concetto, è sostanzialmente inapplicabile. O poi nulla è realmente risolvibile, semplicemente risolvibile qualunque cosa. Però vi vorrei sottolineare come stamane l'onorevole De Rosa a un certo momento ha detto: poi bisognerebbe parlare di decostruzione, ma mentre lo faceva mi arriva da dire. Perché in questo paese parlare di costruzione, cioè parlare di togliere qualcosa, che oggi hanno detto anche in molti, seppur esprimendo opinioni diverse, oggi abbiamo avuto un catalogo splendido, direi, tutte le opinioni in campo sulla sua. Io spero, non ne sono sicuro, però spero siano presenti gli studenti. Perché se ci fossero stati studenti di architettura, di scienze ambientali e di economia, oggi avrebbero avuto una lezione fantastica e sarebbe difficilissimo riconoscere in sede diversa. Quindi direi ISPRA, in un'occasione diversa, in un'occasione successiva, veramente a invitare degli studenti dell'università. Quando ti cambia una cosa così? Quindi dicevo, ora ci troviamo in questa situazione dove l'approccio che dobbiamo mettere in campo molto probabilmente richiederà degli sforzi, aprendo, questo mi sembra una conclusione positiva, un campo d'azione molto molto appetibile per i ricercatori. Oggi, a questo hanno contribuito anche molti di noi, abbiamo misurato, abbiamo definito, abbiamo classificato, siamo perfettamente coscienti, dopo una decina d'anni da quando questo dibattito è iniziato, di come il fenomeno sia pressante, importante. 10 anni fa nessuno lo sapeva, era una cosa reale, realmente da tanto, aveva visto le costruzioni aumentare sulla sua linea costiera di 10 km all'anno. 10 km all'anno, sia sull'Adriatico, sia sul Tirreno, sia sul Ionio, sia in Sicilia, sia in Sardegna, ma ci fossimo messi d'accordo per far sì che questa velocità venisse rispettata dappertutto. Noi quando abbiamo scoperto, e dico scoperto, perché è stata scoperta misurando da 50 ad oggi, che era sapere, siamo rimasti stupefatti, l'abbiamo misurato da troppo, non è possibile, ce ne essere stato qualcuno che ha dato le regole, no? No. È uno standard, così come è uno standard di 350 megawatt abitanti normalizzati che abbiamo oggi e che già pure in media tutta l'Europa occidentale. Uno standard, l'uomo occidentale odierno ha bisogno di campare di circa 370 per i quali di urbanizzato e destinato alle varie funzioni. Che deve assolvere, ma questi 370 per i quali nelle aree che hanno subito il terremoto sono diventati più di 600. Per dare un'idea di quello che dicevo, ragazzi. Ora, personalmente, ma credo che valga anche per tutti voi, io riesco pure ad accettarlo che un paese in via di sviluppo con un sacco di difficoltà che deve realizzare l'altro, quando subisce una catastrofe, deve risolvere problemi primarissimi e non può pensare al resto. Onestamente, io non lo accetto che un paese industrializzato occidentale che fa parte del G7 non sia capace di mettere in campo un quadro programmatorio che oltre a consentire di assolvere tutte le mansioni che deve portare avanti per dare sostegno a questa popolazione disgraziata, oggetto della sventura, non possa pensare pure in maniera organica, intelligente, ragionata a quello che viene dopo. Penso che la lesson learning dei terremoti di Dario Cesare negli ultimi anni ci debba servire a far sì che le prossime catastrofi, non dico di portare sfida, perché in Italia ci saranno le prossime catastrofi, non sapremo solo quando, ma sappiamo che ci saranno.
potranno essere affrontate in maniera un po' diversa, e almeno non avere questi fenomeni che si configurano come capa sola di essi stessi. Grazie. Grazie. È triste, ma è così, insomma, purtroppo pensare che un momento dopo sismo è come dire il momento dell'assalto del territorio. Purtroppo questo accade, credo che di nuovo, insomma, il continuo si preoccupisce, che accada perché le nostre basi culturali sono sempre molto travallanti, molto travallanti, come il nostro territorio. Torniamo nelle stanze vicino, dentro o appena vicino alle stanze della politica, con Marco Boschini e Loriana Cucu. Marco Boschini dirige l'associazione dei comuni virtuosi, e quindi la domanda è: ma basta iscriversi se ovviamente siamo virtuosi? Sì, tutti i sindaci si iscriverebbero, la in massa, oppure no, l'associazione è una situazione molto seria e vuole sfidare di fatto i sindaci e la politica proprio sul percorso di virtù. Marco. Sì, grazie. Inizio dall'autunno, ecco questo parlo. Nell'autunno del 1971 l'autorità scolastica di Cuneo decise di chiudere per sempre la scuola di Castelmagno. Il numero degli scolari era sceso sotto la quota minima, sotto la quota 5. Però piatti quando arrivò la notizia, le donne si raccolsero in gruppo sovente, piangevano, si trovavano a vicenda, si spiavano. Temevano che come conseguenza della scuola che chiudeva, altre famiglie sarebbero uscite in pianura, si sarebbero apprese. Avevano appena preso coscienza dell'importanza della scuola, sognavano per i loro figli un domani più umano, più civile. La decisione di un burocrata analfabeta arrivava a stroncare sul nascere le loro povere speranze. Gianni Mattei si insinua con l'idea di questo mondo eroico e strano. Gianni Mattei si è un cambio di iniziative, 10 di vento, una risbaglia, 5 di red. Di Mattei si è un fiero confiscato, sfida l'autorità perché vuole che Castelmagno continui a vivere. Se la montagna muore, se la democrazia agonizza, è proprio perché la razza viene confiscata e si fa stimoli. Questa cosa qui l'ha scritta l'autore da Eddy nel 1977 nel mondo dei diritti. Parla di montagna, quindi non parla direttamente, o perlomeno tocca il tema del territorio in modo laterale, ma è in realtà al centro della riflessione che dovremmo fare. E potrebbe tranquillamente essere però un pezzo di un articolo di Paolo Rubiz, scritto oggi, ascoltando quello che oggi sta esistendo, o un brano di uno dei tanti libri dell'amico Paolo Pieri. La speranza ovviamente che fra 40 anni non ci sia qualcuno che leggendo l'articolo di Rubizzo, il libro di Pieri, certifichi quel fallimento che si diceva all'inizio di questa sessione, che c'è e che dobbiamo candidamente ammettere. Il tema però, il primo tema che vorrei io personalmente introdurre è il tema dell'ipocrisia. Perché nella politica e nelle istituzioni di ipocrisia ce ne tanta, ce ne parecchia, ce ne anche oggi, tantissima. Io non credo che a Dracula faccia piacere essere raccontato e scritto come un donatore di sangue. Non gli interessa, non è il suo mestiere, fa altra cosa. Peraltro nel suo caso non è così tanto legittimo. Il tema è però che se voi oggi prendete un piano balistico di qualsiasi comune italiano, qualsiasi, da nord a sud, una qualsiasi premessa narrativa di una qualsiasi norma regionale o nazionale, non troverete mai qualcuno che abbia scritto che è a favore del consumo di suolo. Allora noi dobbiamo togliere queste poesie, dobbiamo dire che le persone legittimamente pensano ancora oggi che lo sviluppo si possa giocare solo ed esclusivamente distruggendo il territorio, di avere almeno il coraggio, almeno l'onestà intellettuale, di dichiarare di non prendersi in giro, cosa che invece ancora oggi continuiamo a fare. Poi c'è il tema fondamentale della cultura. Si parlava prima degli attrezzi del lavoro, che ognuno dei propri pezzi deve saper utilizzare. Io rappresento un'associazione di comuni, siamo partiti nel 2005 e oggi, a distanza di 13 anni, siamo ancora qui sostanzialmente a cercare di fare il nostro piccolo, facendo anche un sacco di errori, come ormai che sia un pezzo di quella cultura che in questo paese manca rispetto a queste tematiche. Perché
molto spesso, lo ha scritto poi nel rapporto ISPRA, il 70% del consumo di suolo del 2016-2017 è dovuto a comuni con meno di 20.000 abitanti. Questo cosa significa? Significa che nella stragrande maggioranza dei casi questo avviene non perché i sindaci sono dei corrotti o dei speculatori o dei palazzinari, ma perché molto spesso manca quella cultura, quella sensibilità, quella conoscenza, quella capacità di essere del territorio che eviti a quegli amministratori locali di fare scelte molto poco lungimiranti, dove il tempo è una condizione fondamentale. Il sindaco di Cosenza diceva, ahimè, dal mio punto di vista, che oggi ha rappresentato l'ANCI, diceva che un sindaco deve essere messo nelle condizioni nel suo mandato, nei suoi mandati amministrativi, di poter fare delle scelte. Va bene, è giusto, è legittimo. Però quando parliamo di urbanistica, quando parliamo di pianificazione, dobbiamo avere l'umiltà di capire che nel momento in cui occupiamo, per un periodo di tempo determinato, le istituzioni, dobbiamo fare lo sforzo di andare bene al di là del nostro mandato amministrativo. Perché altrimenti non stiamo facendo pianificazione urbanistica, non stiamo mettendo in gioco la visione del futuro, stiamo amministrando nel presente, spesso per avere un racconto legittimo. Quindi non sto parlando di cose legate, ripeto, a corruzione o altro, ma per un racconto personale, questo non va bene. Noi dal 2005 facciamo un'operazione che non dovremmo fare noi, dovrebbe fare l'ANCI, dovrebbe fare il Ministero dell'Ambiente. È una scuola di formazione, si chiama scuola di alta amministrazione. Ogni anno, un anno meglio, un anno con meno partecipazione, coinvolgiamo centinaia di amministratori locali, consiglieri comunali, assessori, sindaci, i funzionari, che sono quelli che devono tradurre l'input politico, l'ideale in programmazione, scelte concrete sul territorio. Ma lo facciamo nell'indifferenza quasi generalizzata della politica nazionale. Quando andiamo in un comune, spesso veniamo chiamati dal comitato, dall'associazione, quando anche c'è un comune che ci ospita, spesso magari in una sala del comune il sindaco non è presente. C'è questa disaffezione, questo disinteresse, questa mancanza di lungimiranza, poi si traduce in scelte che spesso sono sbagliate, ma ripeto, non sempre, non necessariamente per interesse, ma tante volte per un'inerzia amministrativa, una pigrizia mentale di chi sta amministrando, che non porta queste persone a appoggiarsi a chi ha le conoscenze e le competenze, avendo però lui l'idea, la visione, perché la politica deve fare questo, deve avere una visione del futuro che deve essere condivisa nella comunità e poi deve creare le condizioni perché quella visione possa diventare una visione di tutti, o comunque, o perlomeno della maggioranza delle persone. Allora i colpi scarpe oggi ci sono, le nostre associazioni sono tanti, io mi vedo passare davanti alla faccia, potrei raccontarmi storie incredibili, alcune le conosce anche Paolo, che è la storia di Matilde Casa, o Nicola Alberti, il sindaco di Borgarello, che da solo è riuscito a bloccare una cementificazione gigantesca, una speculazione edilizia clamorosa, o la sindaca di Scontrone, in provincia dell'Aquila, Eliana Schifani. Ci sono storie importantissime, concrete, che dimostrano che si può andare in un'altra direzione. Però, a distanza di 13 anni, e qui il nostro fallimento, noi non possiamo continuare a raccontare queste belle storie che sono utili per le comunità dove vengono come l'eccezione che conferma la regola. Noi dobbiamo avere la capacità, dobbiamo pretendere che questa eccezione stravolga la regola e diventi il paradigma attraverso cui declinare le politiche urbanistiche non di un comune di 10.000 abitanti, ma a livello nazionale. E quello che ci dice ISPRA col suo lavoro, lui ha detto patriottico, vi aggiungo artigiano, in un momento storico in cui parlare di queste cose lo fanno tutti, però in realtà ci credono veramente in pochi, e dobbiamo avere la capacità e il coraggio di accompagnare questo sforzo, ma di pretendere la politica che diventi adulta.
e che fa, comincia a fare quello che deve fare. E l'esperienza di Comuni Virtuosi è in parte questo, ci sarebbero tante altre cose da dire. Io spero però davvero che venga depotenziata questa ipocrisia, perché lo stesso che ci sia qualcun altro che insieme a noi, e ci sono, abbia voglia di fare in modo che gli amministratori che domani si troveranno a governare il territorio dei nostri 8.000 comuni siano nelle condizioni di poterlo fare in maniera originale. Grazie. Grazie a nostro, a questa parte amministratore, a Colombia, che proprio per il fatto del suo intervento avete riconosciuto, che era anche la competente amministratore. Oriana Bucco, è una tessitrice sul capitolo di redazione tra la presidenza del consiglio ed altro. Mi spiace che siamo, dovremmo tirare un po' sui tempi, tra le capito di non fare una conclusione così salti subito sul tavolo, perché la stessa sessione è strana e importante. Oriana Bucco. Sì, grazie. Questa per me, per il dibattimento che abbiamo presente questa sera, è stata un'occasione molto, molto interessante. Siamo stati invitati da Michele Manafò per raccontare un po' il ruolo di questo dibattimento che sta incardinando la sua presidenza del Consiglio, insomma, a proposito della conoscenza. Però il dibattimento è quello che si occupa di coordinare le politiche di coesione territoriali, quindi il coordinamento delle politiche europee, sostanzialmente dei fondi strutturali e il coordinamento anche dei fondi nazionali per la coesione territoriale. In quest'anno, perché io faccio la prima presentazione, e in quest'ambito siamo convinti che l'azione pubblica è tanto più efficace e se basata sulla conoscenza e se utilizza la conoscenza, quando la conoscenza non c'è da ricostruire, noi da molti anni investiamo per avviare la statistica pubblica disponibile. Lo abbiamo fatto in passato con gli startup, quindi avere indicatori che gli istituti preposti alla produzione di dati non riescono da soli a costruire, costruire conoscenza è costoso, come sappiamo, è anche molto costoso in alcuni casi. E quindi abbiamo sempre sostenuto sia gli startup che ora anche gli smart, con un progetto nuovo che è stato finanziato quest'anno, per migliorare le statistiche ambientali all'interno delle politiche di coesione. Questo è un passato molto importante, abbiamo anche esperienza di collaborazione precedente con l'ISRA che avevamo svolto sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, però per un pezzo di politica. Quindi noi quello che chiediamo a ISRA è che per le politiche di coesione siano migliorate le ambientali di erano disponibili. E soprattutto chiediamo, non è caso che questo risolve, abbiamo una delegazione comunale, chiediamo per altri indicatori ambientali che si scavi a livello nazionale a volte, che si rendono disponibili a livello almeno regionale alcuni indicatori e ancora di più che si rendono disponibili a scala comunale. A scala comunale, ma nel caso delle grandi aree urbane, parliamo proprio di città metropolitane, comunque delle aree urbane più grandi. Chiediamo a sforzo in alcuni casi anche di scendere il livello sul comunale, perché no? Il che stiamo portando oggi sulla concentrazione eccetera, il grado comunale non è sufficiente, ci vuole scendere un livello un pochetto più basso, soprattutto se parliamo la città, appunto delle grandi città metropolitane. E quindi ci sentiamo così, un po' di supporto per le matematiche a cui chiamo così, il supporto è per le notizie, un po' per il primo, in questo senso, no, insomma, supporteremo le matematiche a fare un po' di più e anche no, anche più ovviamente, perché anche l'altro obiettivo è quello della tempestività. Lo sapete che la produzione statistica pubblica è disponibile, non è disponibile con la tempistica, ma non è sempre motivata a supportare le scelte di ipotesi. Un indicatore che si è di 6-7 anni a volte è sufficiente perché diciamo così il livello scientifico non cambia, perché sono però anche un cambio della vita. Immaginatevi un caso strato, un corso di suolo, no? Che la disponibilità ci fosse di 10 anni, sarebbe veramente utilizzabile. L'altra cosa che volevamo ricordare in evidenza è qual è l'approccio strategico all'interno delle politiche di coesione. Ora è vero che le politiche di coesione sono molto importanti, molto visibili e ci sono risorse appunto cofinanziate dall'Europa sostanzialmente. E si calano soprattutto nel mezzogiorno del paese, però all'interno di questo approccio strategico
che mi sorprendete, l'idea di Bello Sono Spazzero già un fatto, cioè l'accordo di partenariato 2014-2020 che rappresenta il ciclo di programmazione in corso e in questo momento ulteriormente la forza del futuro, non è previsto che si possano fare modificazioni, cioè quando tu fai un intervento, c'è un piccolo, cioè tu intervieni sull'esistente, non esiste per faccio presente, per un sostegno del settore turistico, non esiste tu costruisci un nuovo albergo, esiste tu ristrutturi nel mondo esistente. Se tu, quindi anche sulle abitazioni, anche sulle residenze, che tra oggi sono state evocate, le residenze pubbliche, no? Sulla residenza abitativa pubblica. No, anche in quel caso perché si finanzia la costruzione di nuove abitazioni con un superando un nuovo suolo, ma si finanzia la ristrutturazione delle esistenti, a volte a volte le donne ci sono segnalato che più conveniente di venire a ricostruire, ma anche qui non è, no? Cioè, in alcuni casi sono state scelte, no? Questo patrimonio abitativo che i studenti di efficienza anche solo dal punto di vista del vento, sì, no? Dalle elementi governamentali, ad esempio, sono edifici che non sono norma di sistema, cioè come poter trovare dalla finestra. Quindi, diciamo, è chiaro che la politica di coesione è una politica piccola, e abbiamo come parte dell'Europa, e quindi abbiamo il nostro, diciamo, atteggiamento, l'attività della politica, c'è un padre che comunque ci chiede questa cosa. Stesso vale per i termini agricoli, se sapete quanto è stato importante, importante questo ciclo di programmazione, l'intervento sull'efficienza energetica, soprattutto sull'efficienza energetica e sullo sviluppo delle rinnovabili, l'ha detto, c'è scritto chiaramente, in area agricole, cioè tu puoi fare, c'è la destinazione del vento, che sono, non so la mia, la strada di tirare da Torino, ma per sostenere la destinazione del vento dell'azienda agricola, l'azienda agricola non può produrre energia, no? E produrre questa energia anche introducendo dei campi fotovoltaici, no? Fotovoltaici naturali, sottraendo, occupando solo e distogliendo un campo pubblico. Quindi diciamo che questi così siamo un po' più alla vanguardia, questo succede piuttosto spesso con le politiche di coesione. Cioè, è un atto stretto, ma detto lui, quello che deve avvenire, ci si promette e che avvenga, il regno ha detto dopo della segnale, cioè non c'è un progetto di programmazione, sarà così che il prossimo adesso sta preparando, che sono preuscita proprio da un tempo, da un legislativo che riguarda la questione del posto 2020, diciamo 2021, 2027, e nell'ambito del pacchetto legislativo tutto da negoziare, il PILA, come lo chiamano loro, ambiente, no, è sostenibilità, è ancora più forte che nel passato. Terzo punto che volevo sollevare, e quindi c'è anche quello, diciamo, non più c'è anche un altro in parte, è stato sollevato moltissimo oggi, ma è autoevidente, la trasversalità del tema della risultata del consumo di suolo, ma mi dica che dovrebbe riguardare tutte le ipotesi e quindi non dovrebbe essere limitato, come dirà la politica di rigenerazione urbana, troppo dell'alimentare, cioè questo è il punto. Riflettevo durante la giornata sul fatto che noi abbiamo attualmente un indicatore di trasversare tutte le politiche che osserviamo, che sono le emissioni di gas serra, no? Di accendere di programmazione contro il progetto, monitoriamo qual è il contributo che le politiche di coesione hanno alla riduzione delle emissioni o al loro aumento. Probabilmente il consumo di suolo potrebbe essere un indicatore trasversale prossimo, nel futuro che non abbiamo ancora, ma possiamo fare, no? Una valutazione su un'ipotesi di doppio e di monitorare delle novità e di risultato. L'ultima cosa è che mi sembra che sempre in un di rotazione, abbiamo sentito oggi poco, forse perché siete tutti molto attenti alle ruote, quindi avete dato tanto per scontato queste cose, però ho sentito poco parlare degli strumenti di valutazione, cioè di come si fa. Io appunto, credo che uno dei problemi principali, che non so se ha parlato di cassetta delle attrezze un po' obsoleta, probabilmente questo non sarà vero, non conosco esattamente, già conosco la valutazione economica, naturalmente, all'opzione militare strategica, però è una delle serie di attrezzi che non conosco per i dettagli, però credo che vada rilanciato moltissimo, no? Il tema di come valutare, cioè come valutare
cosa fare, quindi prima, esatto, cosa come monitorare, che per monitorare tutto fuori, quindi dovrebbero andare anche in tira, c'è durante l'organizzazione. Però le promesse, il programmatore che ci ha fatto in precedenza, quello che ha risposto. E su questo credo che molto fortemente nel giorno di partito pubblico. E questa argomentazione, questo piccolo giorno che ho avuto, e l'impressione che ho avuto che potesse essere un tema da molto tempo, e questo tema non solo giorno, oltre che diciamo, un po' vagamente sporcato dai professionali, come diceva il collega prima, era ancora un emesso del dibattito pubblico. E nel dibattito pubblico, cioè scompare, credo, dentro che scompare c'è 51 finanziari. Bene, che cosa stiamo parlando? Quindi non so, c'è tutta la comunità scientifica e amministrativa istituzionale per no, portare l'attenzione dei cittadini su questo tema e sensibilizzare sull'argomento è fondamentale, perché sempre un tema che c'è molto nel senso che non ci vuole, no, ma basta pensare a prendere il sviluppo sostenibile. Adesso c'è una presenza di una zona per i tanti, ma che hanno il sviluppo sostenibile. Grazie Don Vincenzo per la parola a tutti, che va bene per la cura, per tutte le conclusioni. Quindi fantasticamente, perché ci ha anche ricordato di la valutazione e ci ha detto che bisogna fare dei luci come tu hai fatto.